PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il tema al centro della 16ª edizione dell'appuntamento annuale di Consumers Forum con le maggiori authority. Ne parliamo con il presidente di Consumers Forum, Sergio Veroli, al quale chiedo subito come mai quest'anno l'appuntamento annuale, l'evento che organizzate ogni anno con i vertici delle authority, pone al centro il tema del Recovery Plan. Perché il Recovery Plan, come dice la ricerca, è una pietra miliare per la rinascita dell'Italia. Per la prima volta dal 1947, dal Piano Marshall, vengono stanziate risorse imponenti per spenderle con indirizzi molto chiari e quindi ci saranno conseguenze importanti sull'economia, sulla società, sulla cultura anche. Quindi ci sembrava importante capire dal punto di vista dei cittadini e dei consumatori come si sviluppasse questo piano. Perché? Perché per attuare questa sorta di rivoluzione culturale che ha come obiettivo la transizione ecologica e la transizione digitale, c'è bisogno della partecipazione dello Stato, delle imprese, ma anche della partecipazione attiva dei cittadini. Ora, i cittadini, per partecipare in modo attivamente, debbono essere presi in considerazione direttamente da questo PNRR. C'è bisogno di formazione, c'è bisogno di sicurezza, c'è bisogno di assistenza, c'è bisogno di cambiare proprio la cultura con cui si attuano questi indirizzi e quindi per andare verso questa transizione ecologica e digitale. Allora abbiamo deciso di sottolineare questi problemi e di sottolineare questa carenza che c'è. Il piano si occupa indirettamente dei cittadini con investimenti infrastrutturali, con investimenti nei vari settori, ma deve prendere in considerazione proprio la crescita culturale e formativa dei cittadini, altrimenti una parte di loro resteranno fuori e quindi questo piano non potrà attuarsi. È un po' difficile, diciamo, trovare una sintesi, visto che le authority sono varie, si occupano, di ambiti molto, molto diversi fra di loro. Che cosa, chiede Consumers Forum rispetto al PNRR ai vertici delle authority italiane? Le authority hanno dei compiti importantissimi. Regolano alcune il mercato, lo vigilano e alcune difendono direttamente i consumatori come l'antitrust, altre indirettamente. Rispetto a questo piano sono chiamate in causa per diversi aspetti, va bene? Il problema qual è? Io chiederò loro, chiederemo loro se hanno le risorse e i poteri sufficienti per affrontare questo cambiamento. Ci sono inoltre altri avvenimenti importanti oltre il PNRR che si riallacceranno alle esigenze di avere authority competenti e forti, che è quello dell'attuazione del mercato libero del 5G per le telecomunicazioni. È un momento molto molto importante per le authority e il discorso e lavoreremo e discuteremo insieme a loro se e come sia possibile che tutti questi compiti vengano svolti con le risorse e i poteri sufficienti. Bene, le premesse sono molto interessanti. Io ringrazio Sergio Veroli, presidente di Consumers Forum. Grazie a L'appuntamento voi. è per il 30 novembre a partire dalle 10 con il web event che Consumers Forum organizza in collaborazione con il Sole 24 Ore e Radio Core e a cui parteciperanno i vertici delle maggiori authority nazionali.